E finalmente potrò chiedere al comune di certificare sulla carta d'identità che sono sposato, perché continuo a essere celibe, quindi mi sembra una cosa interessante poter richiedere questo. E poi è chiaramente una, non lo so, ci siamo sentiti un po' come riconosciuti, benedetti ufficialmente. Sposati in Spagna, Roberto e Miguel, napoletano e spagnolo, sono la prima coppia omosessuale registrata all'ufficio anagrafe e stato civile del comune. Da oggi dunque diventa concreta la volontà espressa dal sindaco De Magistris di regolarizzare i matrimoni gay celebrati all'estero. Un provvedimento, ha sottolineato il primo cittadino, che ha un valore simbolico e giuridico e vede Napoli città apripista nella tutela dei diritti. Le coppie registrate, così come quelle etero, potranno accedere alle politiche sociali della città oppure partecipare all'assegnazione degli alloggi. Certe volte si pensano che ci sono, diciamo, gli ostacoli alle libertà. Alcune volte è così, ma al Comune di Napoli posso dire che su questo tema c'è stata una condivisione unanime. Hanno lavorato tutti, dai dirigenti, ai funzionari, agli impiegati, allo staff, hanno creduto tutto in questo risultato, segno che Napoli è città dei diritti e delle libertà. Sapere di avere questo sostegno è fondamentale perché siamo comunque persone, tutte le persone con orientamento sessuale non eterosessuale abbiamo dovuto superare la discriminazione, fare un percorso. L'importante è che le istituzioni ci appoggino, anche se non ci hanno appoggiato magari quando crescevamo, almeno ora che ci compensino riconoscendo l'uguaglianza, perché siamo uguali, i sentimenti sono identici. La direttiva, che sarà inoltrata anche alle ambasciate e ai consolati per conoscenza, è stata accolta con soddisfazione da tutto il mondo LGBT. Oltre Roberto e Miguel, ci sono già altre coppie che stanno preparando la documentazione necessaria per regolarizzare il loro matrimonio a Napoli.